Cari amici, rieccoci, bentornati. Beh, io inizierei la puntata leggendovi questo. Sono malato e non posso andare in farmacia. Beh, in quel caso la farmacia viene da me, giusto? Giustissimo. Lui è Thomas Pullin, cofondatore di PharmMercure. Ben arrivato, Thomas. Grazie. Ben arrivato. Ci racconti un po' che cos'è questa cosa del dire non sono malato, non riesco ad andare a comprare i farmaci, però c'è chi magari me li porta a casa. Comodo. Assolutamente sì. Comodo. Assolutamente sì, perché un annetto fa è stata fondata questa azienda che si chiama PharmMercure, di cui io sono socio fondatore, che permette ai clienti di ricevere a domicilio o in ufficio, chiaramente dipende dalle esigenze del cliente, qualsiasi prodotto acquistabile in farmacia, quindi anche i prodotti con la ricetta. Però, e questa idea come nasce? Ti sei svegliato una mattina, vi siete svegliati una mattina, tu e il tuo socio, e avete detto facciamo questa cosa, oppure come molte volte accade, magari questa startup, questa impresa è nata per una problematica particolare o per una necessità, perché poi alla fine magari per risolvere un problema ti ingegni, si accende la lampadina e nasce questa bella startup. Sì, allora il motivo per cui è venuta in mente questa idea, in particolare a Edoardo Marchetti, che è un altro dei soci fondatori, perché una domenica sua nonna aveva finito il blister con le pastiglie. Era domenica, la farmacia in particolare di turno più vicina era distante una decina di chilometri, e ha detto: ma perché devo andare io in farmacia? Perché non c'è qualcuno che me la possa portare a casa? E quindi a lui è venuta questa idea. Ci siamo conosciuti in realtà come studenti universitari all'interno di questo laboratorio del professor Pierone all'interno dell'Università degli Studi di Torino. Sì. E dopodiché, dopo una prima parte di analisi di mercato, abbiamo poi fondato l'azienda e siamo partiti. Tutto questo quanto è passato, insomma, dall'idea poi alla fondazione dell'azienda? Meno di un anno. Meno di un anno, quindi sì. Siete stati velocissimi. Abbastanza. Siete stati velocissimi. Sì. Ecco, questa azienda l'avete, come dire, creata con finanza propria, oppure qualcuno vi ha aiutato finanziariamente? Sì, dunque, chiaramente i primi passi si muovono con mezzi propri. Si cerca di andare avanti con le proprie gambe, esatto, diciamo. Con i propri risparmi personali, i soldi di Natale della nonna, esatto. E poi chiaramente dopo qualche mese abbiamo chiuso un primo round di investimento con i cosiddetti business angel, che hanno deciso di finanziare e investire in questo progetto, in questa azienda. E che adesso, insomma, si sta sviluppando. Ecco, Thomas, per i nostri amici che ci seguono da casa, ci spieghi come funziona questo servizio? Cioè, io non posso andare in farmacia, ho bisogno di farmaci, cari amici, e quindi ho bisogno che qualcuno me li porti a casa, no? Cosa devo fare, chi devo chiamare, insomma, quali tutti i farmaci ti possono portare a casa, perché, per come, insomma, come funziona? Chiaro. Allora, ci sono due principali modalità. La prima è tramite la nostra web app, quindi si va sul nostro sito, che è www.pharmacure.com. Difficilissimo, perché non è scritto così come si pronuncia, ma è una battuta, sto scherzando. No, assolutamente, però abbiamo qualche difficoltà, soprattutto con le persone più anziane, per le quali in realtà abbiamo pensato un metodo alternativo, cioè che appunto le persone un po' più anziane possono contattare direttamente la propria farmacia di fiducia e tramite il farmacista richiedere la consegna. Quindi non c'è solo il metodo digitale, che è un po' più smart, magari per gli studenti fuori sede, per fare un esempio. Per le persone un po' più anziane, queste si possono rivolgere direttamente al farmacista. Certo, questo significa che voi avete dovuto fare, o comunque state sottoscrivendo, dei contratti con le farmacie. Sì, immagino. esattamente. Abbiamo delle farmacie partner, ad oggi sono già un centinaio circa, su 8 città italiane. E, tutte in Piemonte, oppure? No, ci stiamo espandendo, siamo partiti su Asti, perché il mio socio Maurizio è di Asti, poi ci siamo spostati su Torino, adesso siamo già attivi anche a Milano, a Udine, a Biella, e ci stiamo espandendo. Avete mai pensato di farlo anche a Cuneo? Siccome io sono cuneese, un servizio del genere sarebbe comodissimo. Assolutamente sì, in realtà in questi giorni stiamo lavorando per l'apertura su Cuneo. Mi farai sapere, che così almeno, insomma, sì. Perché anche a me succede ogni tanto, quando sei malato, stai male, non hai voglia di uscire, no? Quindi se poi sei proprio male male e magari non hai nessuno che possa recuperarti queste medicine, sapere che, insomma, c'è chi te le porta è veramente una cosa molto intelligente, perché io ho intervistato molte start-up, questa è proprio una cosa che serve, ecco, una cosa
qualcosa che serve veramente. Siamo partiti infatti da un'esigenza proprio personale. Da un'esigenza pratica, personale. Sì, ecco. Siete solo voi due o insomma adesso no, che è passato un po' di tempo? Allora, in realtà soci fondatori siamo in sei. Chiaramente il team con le risorse anche finanziarie si è un po' allargato, siamo contando anche i collaboratori, una ventina di persone coinvolte nel progetto. Quindi siete già un bel numero? Sì. Quanti anni hai? Io ne ho 23. Sei giovanissimo, quindi hai studiato, stavi studiando e hai iniziato subito a fare questo? Sì, nel senso è nato come laboratorio, io stavo ancora studiando, mi sono laureato 10 giorni fa. Ah, sei proprio fresco. Sì, tra l'altro. E adesso sono a tempo pieno in ufficio a lavorare. Quando poi mi dicono, cari amici, che i giovani italiani non sono in gamba, voglio dire, chapeau, 23 anni, complimenti. Sì, diciamo ho iniziato a 21 a lavorare al progetto. Certo. Un anno di studio, un anno di azienda, ne ho 23. Dove vorrete arrivare con... aspetta che me lo devo leggere perché è Farm Mercure. Dove volete arrivare? Dove vogliamo arrivare innanzitutto in coprire tutto lo stivale, quindi tutta l'Italia, e poi chiaramente cercando di abbattere un po' quelle che sono le barriere legali che variano da nazione a nazione, chiaramente vogliamo puntare anche al resto dell'Europa. Quindi anche oltreoceano eventualmente? Oltreoceano sì, anche se comunque ci sono già delle soluzioni chiaramente che rispettano una legislazione che in particolare negli Stati Uniti è molto diversa in ambito farmaceutico rispetto a quella italiana ed europea, quindi potrebbe essere un po' più complicato perché comunque ci sono anche già delle soluzioni molto... Sì, simili, quindi in America ci sono soluzioni simili a questa, sì. Quindi un servizio di questo tipo? Sì. Ah, esiste già, invece in Europa no? In Europa no, nel senso in Italia abbiamo qualche competitor, ce n'è qualcuno in Europa, però siamo abbastanza fiduciosi che... Siete abbastanza fiduciosi. Qual è stata la cosa più difficile? La cosa più difficile, di sicuro, partendo dal presupposto che si tratta della prima esperienza, è molto difficile capire come muoversi all'inizio, nel senso che nessuno di noi è un farmacista, ci siamo mossi in un ambito totalmente nuovo. E quindi tu che studi hai fatto? Io mi sono laureato in economia e statistica. Sì, quindi voglio dire un altro percorso, ecco. Quindi questa è stata la cosa più complicata, però avete visto che poi alla fine, nonostante non aveste fatto un'università di farmacia piuttosto che medicina, si è potuto concretizzare lo stesso. Quindi se io ti faccio una domanda del tipo, ma a questo punto le competenze o gli studi rispetto al mestiere che uno fa possono anche essere diverse? Penso che tu mi risponda di sì. Sì, direi di sì. E quindi qual è la cosa importante? Secondo me la cosa importante è di sicuro avere un'ambizione, nel senso che ci sono giorni in cui sembra che tutto vada storto e comunque bisogna continuare a credere nel proprio lavoro, in quello che si sta facendo e soprattutto avere costanza nello svegliarsi ogni mattina e continuare a credere nel proprio progetto, chiaramente non credere illudendosi, ma credere anche in base a quelle che sono le risposte che dà il mercato, avendo anche il coraggio di cambiare direzione qualora il mercato lo richieda. Lo richieda. Sei preparatissimo, 23 anni, chapeau, assolutamente. Grazie. Sei ottimista? Diciamo che un po' di ottimismo serve, nel senso fondamentale, che direi. Quando in qualità di imprenditore non... Non si hanno certezze in un certo senso, perché non è, l'idea è diversa da quella del posto fisso, un po' di ottimismo serve, ma serve, come dicevo prima, una buona preparazione alla fine, certo, che non per forza è data dall'università, anche dall'università, ma non solo, e comunque bisogna credere anche in se stessi un pochino, avere un po' di fiducia, di sana autostima, non presunzione ma autostima. Autostima e fiducia anche nelle proprie capacità, di riuscire comunque bene o male, se si ha la tenacia e la voglia di fare, che poi magari le cose si risolvono, no? Esattamente, quindi questo è ottimismo, ma ottimismo sano, ecco, quello non buttato per aria, ma con basi solide e concrete. Ma tu arrivi da un'esperienza familiare imprenditoriale o no?
No, mio padre è libero professionista. E quindi boh, ti ha trasmesso sì, un po' sì, un pochino, sì. Questa voglia di fare. Bene, siamo giunti al termine della sfida vincente anche questa sera, quindi io ringrazio molto Thomas Pullin che è stato qui con noi, cofondatore di Farm Mercure, l'ho detto sì, giusto? Confermo, sì, assolutamente. Benissimo, e complimenti per quello che fate, grazie. In gamba e continuate sempre ad essere ottimisti perché è fondamentale, Comunque sia e comunque vada, è fondamentale. Quindi grazie, grazie a Thomas, grazie molte cari amici anche a voi. Torniamo domani sera con un'altra sfida vincente, ore 20 dopo il TG regionale. Ciao. Arrivederci.